news è ironia quasi, nel senso che non c'è la coppia oppositiva notizia vera e notizia falsa, nel senso che ci possa essere una logica tale che qualche cosa possa definirsi vero e qualche cosa possa definirsi falso, se non ad opera della fake news. È già una prerogativa per intendere la fake news. La questione della notizia soffice, della notizia leggera, è che è la notizia che non pesa, è la notizia che non di cui c'è la testimonianza, di cui c'è la cittadinanza, non è una notizia che deve andare con i piedi di piombo della religione e della ideologia militare, diciamo, del fiduciario religioso, del fiduciario militare. Non è neanche questione di chiese e di caserme. Un dettaglio oggi sulla questione del principio di uguale. Chi usa il principio di uguale si trova nella testimonianza civile? Cioè, uguale è che c'è una guerra, ci sono due contendenti, e allora i diritti che uno ce li ha l'altro, e l'aggressore diventa l'aggredito, e l'aggredito diventa l'aggressore, e nessuno ci capisce più niente. Questa è la disinformazione, se c'è chi vuol distinguere già tra fake news e disinformazione. Occorre quindi, in ciascun caso, reperire la linguistica in questione. E più il caso è complesso e più la linguistica richiede letture, testimonianze, ragionamenti. Come intendere, è la questione del momento, come intendere la guerra di aggressione della Russia senza leggere la questione della religione ortodossa, senza leggere la questione del cristianesimo e della differenza tra il cattolicesimo e il cristianesimo ortodosso. Come non intendere la riforma, perché c'è una guerra antica, come c'è una guerra antica tra Francia e Germania da 500 anni, questa guerra antica è anche tra la Germania senza definizioni nazionalistiche e statutarie oggi e la Russia sempre con in punta di elaborazione questa questione. E quindi come intendere queste cose senza un'analisi anche di quella che è oggi l'ideologia russa e quindi di quello che è stato e di quello che resta il comunismo in Russia e per quanto riguarda questo conflitto, nella difficoltà di intenderne qualcosa tra la lettura delle fake news di una parte e dell'altra, di più parti, e della storia, e questa sta nella ricerca che ciascuno conduce, e di quella che è la mitologia della costruzione, per esempio, di Kiev, poi la costruzione di Mosca, come Mosca cresce quando Kiev è per secoli rimane ridotta quasi in cenere
dopo che sarà distrutta dai mongoli, dai tatari. Ci sono quindi queste stratificazioni che richiedono l'analisi. Poi, là dove la notizia è intellettuale, si attiene ai criteri della vita, alla direzione della vita e non alla direzione della morte, della morte dell'altro nella forma del nemico, dello schiavo, di tutte le mitologie che sono del fratricidio più che del parricidio. Sono fratelli gli ucraini e i russi in vari aspetti delle mitologie, ma quando qualche cosa riguarda l'essenziale, allora è la testimonianza che sfata le fake news, non la ricerca di capire che cosa sia, che cosa non sia fake news. È perché qualcuno si è trovato a leggere e intendere la scrittura dei protocolli di Savi di Sion, che è emersa la questione che è una fake news. Fake news, attenzione, che ancora è presa come una verità nel mondo islamico. Appuntamento alle prossime analisi, alle prossime letture. Grazie.